La Soprintendenza archeologica della Toscana e il Comune di Firenze organizzano, nell'ambito delle iniziative per la Settimana per i Beni Artistici e Culturali, 3 eventi di grande importanza. Il primo, l'installazione delle nuove vetrate allocate nella cripta della Basilica di Santa Croce ad opera del maestro Luciano Schifano. La seconda, dal titolo Dal Sacro al Profano, è relativa ai cartoni progettuali e alle fasi di progettazione e realizzazione delle vetrate stesse. Il terzo, il patrimonio recuperato, è l'esposizione che riguarda reperti archeologici frutto di sequestri effettuati in collaborazione con il Comando dei Carabinieri, Nucleo Tutela del Patrimonio Artistico di Firenze. Dell'esposizione fa parte anche il mosaico dei pesci della Villa Le Logge di Populonia, di particolare importanza artistica, storica e culturale, che rientra dopo lunghi anni in possesso dello Stato italiano. Le nuove vetrate sono state poste nelle 2 bifore e nelle 2 finestre del corpo centrale della cripta, sottostante l'altare maggiore. Le 4 vetrate del pittore Luciano Schifano appartengono al Comune di Firenze, proprietario della Basilica di Santa Croce, atto di convenzione fra lo Stato e il Comune del 1868. Tratte dal Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi, rappresentano i 4 elementi naturali. La prima rappresenta il sole, il saio e il cilicio. La seconda, sorella acqua, sorella terra. La terza, fratello vento, e la quarta, fratello fuoco. Fortissime le simbologie che, ispirate all'autore della lettura del Cantico delle Creature e dalla vita del Santo Patrono d'Italia, rappresentano fondamentalmente l'essenzialità della vita. La vetrata principale, posta sopra l'altare maggiore della cripta, riproduce il simbolo di San Francesco, il sole, il saio e il cilicio. E proprio questa esecuzione è stata ricavata dall'autore dal progetto Immaginiamo un tema sacro. Per la definizione tecnica delle vetrate, l'autore si è avvalso di una manualità e realizzazione a fuoco, volendo escludere di proposito la realizzazione classica combinata con i vetri cattedratici con connessione a piombo. E grazie a ciò le vetrate si arricchiscono e distinguono per 2 particolari effetti visivi: la rarefazione dei colori alla luce del giorno e l'intensificazione dei colori stessi al buio della notte. Oltre a ciò, è necessario specificare che, in considerazione del particolare pregio architettonico della cripta, il Comune di Firenze ha necessariamente utilizzato manodopera altamente specializzata, in grado di eseguire a regola d'arte la posizionatura delle vetrate. Le vetrate costituiscono uno dei principali tesori della Basilica di Santa Croce, che è fra l'altro uno dei pochissimi monumenti gotici in Italia che possiede un numero tanto cospicuo di vetrate originali, in tutto 24 finestre fra grandi e piccole. Entrando in Santa Croce, l'effetto delle vetrate viste dal basso è quello di una ricchezza minuta e preziosa, dal sontuoso brillio caleidoscopico per la colorazione intensa e dai forti contrasti. È con grande umiltà, rispetto e semplicità che le nuove vetrate della basilica realizzate da Luciano Schifano riprendono i simboli della povertà e dell'amore del Santo Patrono d'Italia, si inseriscono in un contesto di così grandi tesori, preziosi e delicatissimi come le vetrate, che colgono nel tempo e nel gusto le cose più importanti e significative, per lasciare nell'anima e nell'immaginazione una traccia, questa volta veramente luminosa. La mostra comprende 4 cartoni a grandezza naturale, 6 progetti piccoli, una Madonna del Rosario che fa parte del progetto, un progetto piccolo della stessa Madonna, 3 progetti del manifesto ufficiale del 700° di Santa Croce, 3 studi dell'occhio della vetrata sovrastante la navata centrale della basilica, il Duomo di Firenze, Santa Maria del Fiore dipinto da Luciano Schifano, 20 ceramiche facenti parte della mostra Immaginiamo un tema sacro, pubblicate sul volume Vallecchi realizzato in occasione del 700° di Assisi, l'incausto della Natività che è stata ideata da San Francesco a Greccio, una tela dipinta ad olio raffigurante la chiesa di San Miniato e Piazzale Michelangelo, sempre del maestro Schifano. Il pittore Luciano Schifano ha realizzato per questo importante avvenimento anche l'esposizione dei cartoni e dei disegni preparatori delle vetrate di Santa Croce in grandezza naturale, nonché tutto il servizio fotografico sull'avvenimento curato dal fotografo Joe Belli. È qui esposta una selezione di reperti del cospicuo lotto di materiali illegalmente raccolti e pertanto sequestrati dopo lunghe e accurate indagini del Comando Carabinieri tutela del patrimonio artistico di Firenze. Si tratta di oggetti prevalentemente in terracotta che abbracciano un arco cronologico dal IX secolo a.C. all'avanzata età imperiale romana, II secolo d.C. Il nucleo numericamente più ampio è costituito da vasi e statuette votive di produzione magno-greca e se ne può ipotizzare con buona verosimiglianza una provenienza dall'Italia meridionale e in particolare dalla Puglia. Sebbene si siano ormai irrimediabilmente perduti i dati sull'esatta provenienza e sugli originari contesti, il carattere, la tipologia e lo stato di conservazione dei reperti rendono plausibile l'ipotesi che si tratti di materiali provenienti da tombe e, nel caso delle terracotte figurate, da depositi votivi databili tra il V e III secolo a.C. Poiché tuttora è in corso un procedimento giudiziario, i reperti non sono stati sottoposti ad alcun tipo di pulitura e restauro e in alcuni casi presentano evidenti tracce della terra di scavo, mentre la ricomposizione e la parziale reintegrazione di alcuni di essi sono certo opera dei clandestini o dei mercanti, se non dello stesso acquirente. L'analisi del sequestro, uno dei più consistenti effettuato a Firenze negli ultimi anni, ha consentito di modificare parzialmente il quadro del commercio clandestino di reperti archeologici ed è oggi possibile configurare Firenze come uno dei centri terminali del mercato archeologico, che continua a trovare proprio nell'area pugliese un attivo e prolifico fornitore.